In avvio maledetta per infortuni e squalifiche, la primavera del Parma si va facendo di giorno in giorno più luminosa. Ieri sera a San Siro, Buffon e compagni hanno messo altri 3 punti pesanti nella corsa qualificazione alla Champions League. Ma non basta, perché Malesani ha contemporaneamente scoperto di poter disporre di un attaccante come Tino Asprilla. Suo il secondo gol che ha messo in ginocchio la difesa di Frey e ha aperto la via al 3-1 firmato da un imprendibile diagonale di Diego Fusè. Unica nota negativa l'incidente occorso a Mario Stanic, una torre che anche ieri sera ha puntualmente aperto la via al successo giallo-blu e della quale Malesani vorrebbe poter disporre proprio mercoledì sera a Mosca, dove si giocherà la Coppa UEFA in una finale secca contro l'Olympique Marsiglia. Difficile è che si giochi in una partita sola, non ci sono altre partite che possono cambiare, perciò una partita secca, però la squadra sta bene, ecco. L'importante è che stia bene alla testa, perché fisicamente penso che l'abbiamo dimostrato anche a Firenze, dove abbiamo tenuto i 90 minuti benissimo, perciò penso che è tutta una questione di testa, che se giochiamo anche molto bene con quella abbiamo un bel vantaggio. La scazzottatura al termine della semifinale di Bologna ha dimezzato la rosa titolari dei francesi, ma nonostante assenze pesanti come quelle di Ravanelli e Dugarry, a Parma, almeno a parole, nessuno intende abbassare la guardia, tanto più che i recenti successi, come spesso accade, hanno ricaricato in fretta tanto il corpo che lo spirito. Io parlavo con i ragazzi, forse qualcuno può dire la Coppa Italia. Per uno che arriva dal Sud America e che vede così lontano il calcio europeo, vincere in Europa, vincere in Italia è un piacere enorme. Quindi io sono... non so se qualcuno può essere più contento di me in questa squadra. A Mosca quindi per approfittare fino in fondo di questa radiosa primavera. Sconfitte, fuori dalla Coppa Campioni, 4 allenatori in 9 mesi, il presidente Massimo Moratti che dà le dimissioni, la reazione a catena che segue, se ne vanno tutti, i consiglieri più vicini a Moratti, i campionissimi di ieri che avevano la lettera di dimissioni nel cassetto già da Inter Udinese. L'Inter che perde in casa per la 4ª volta e ancora con il Parma. La curva che nasconde volutamente la propria identità, niente striscioni durante la partita, ma accoglie l'arrivo di Massimo Moratti con il coro per sempre presidente e con gli applausi della tribuna. Curiosa scelta quella di lasciare il comando per lavorare meglio dietro le quinte, mentre gli appelli per ritornare presto alla presidenza completa si moltiplicano. Ci crediamo, però magari sai, i ripensamenti, la vita non si sa mai come va a finire. Ma io sono rimasto molto sorpreso, devo dire, perché mi sembrava che Moratti fosse abbastanza impermeabile alle critiche. In 4 anni di presidenza Moratti sono stati investiti circa 400 miliardi e vinta una sola Coppa UEFA. Una campagna acquisti che si è dipanata tra stelle di prima grandezza come Ronaldo e Baggio e giovani promesse come Daboui, Camara e Recoba dispersi in vari prestiti per crescere e giocare. Sembra impossibile addossare responsabilità a chi ha fatto investimenti così cospicui per creare lo squadrone vincitutto. Acquisti incauti, miliardi sprecati, scelte intempestive, passionali, proclami ingiustificati oppure contestazioni insopportabili, critiche gratuite, delusioni cocenti. Spogliatoi bollenti, rapporti incrinati, veleni striscianti o indisposizioni diplomatiche. Dove stanno i mali dell'Inter? Sicuramente ci sono dei problemi, perché un'annata così credo che ci debbano essere tanti problemi. Il presidente è venuto ieri sera a parlarci e ha detto che rimane sempre lui e quindi non diciamo di star tranquilli, ecco, no? Lei lo chiama presidente ma lui dice che non è più presidente. Mi viene normale. Moratti sceglie il distacco per vederci più chiaro, di lasciare la proprietà non si parla nemmeno, soci, sponsor e consiglieri probabilmente riproporranno il suo nome, ma basteranno un paio di mesi per fare chiarezza per quel futuro che ha già dei nomi, Lippi, Panucci, possibilmente Thuram, Oriali come direttore sportivo e interfaccia tra società e squadra? Si sa comunque che lui ci sarà sempre, voglio dire, quindi sta portando avanti un progetto importante di responsabilità. Un progetto che dovrà recuperare anche uno sbilancio di mercato di oltre 38 miliardi, un'Inter scompensata in campo e nello spogliatoio, in molti a bruciarsi le carriere, per un fallimento che sembra più sconcertante di quelli che hanno attraversato altri club.